Allora, mi chiamo Eleonora, ho 26 anni, da 3 anni sono presidente della società operaia di mutuo soccorso di Piasco. Appunto, ho finito nel 2020 in concomitanza il mio percorso di studi. Mi sono laureata nei 5 anni dell'Università di Economia nella sezione mercati finanziari. Ho iniziato a lavorare e lavoro tuttora in banca. E ho deciso di intraprendere questa strada che del mutualismo per me era totalmente sconosciuto all'epoca, proprio perché a Piasco 3 anni fa c'è stata questa crisi di ricambio del consiglio di amministrazione, non c'era più nessuno che aveva piacere di continuare, il consiglio era anche stanco di poter portare avanti sempre l'operato e quindi si è chiesto un aiuto, si è fatto un appello a tutta la comunità, appello a cui ho risposto io insieme ad altri giovani, quindi il consiglio ora è formato da 13 persone, metà sono persone più giovani e poi metà invece è il consiglio che c'era già uscente ed è importante questa sinergia che si è venuta a creare, un collegamento tra passato e futuro, soprattutto importante all'inizio quando bisognava imparare ad entrare in questo mondo della società operaia, che appunto era totalmente oscuro per me. Il motivo per cui ho deciso di continuare e di dare la mia disponibilità è perché innanzitutto c'era un legame di tipo anche affettivo con la società operaia di Piasco, in quanto il mio trisnonno è stato per tanti tanti anni presidente, e quindi Matteo Fraire è stato per tanti anni presidente della società operaia di Piasco. E quindi era comunque un cognome che c'era stato all'interno della società operaia. E poi comunque era una realtà molto storica di Piasco e dispiaceva doverla mettere totalmente in liquidazione anche per il suo piccolo patrimonio, ma comunque sia dell'archivio sia della sale, le 2 sale che sono di proprietà della società operaia. E quindi questa mia disponibilità ha dato un po' di coraggio e poi soprattutto non da sola non avrei fatto niente, quindi con l'aiuto degli altri consiglieri sono riuscita a portare avanti. Grazie anche alle loro idee, alla loro sinergia, siamo riusciti a partire e quindi fare questi 3 anni. Attualmente la società operaia di Piasco ha avuto, ora stiamo parlando del 2023, 3 anni fa c'è stata un po' di crisi dal punto di vista di passaggio a livello di consigli di amministrazione, non c'era più un ricambio e quindi c'è stato proprio un appello del consiglio di amministrazione che andava ad uscire, di chiedere risorse che avessero piacere di dare del tempo per la società operaia e a questo diciamo interpello che è avvenuto con i giornali locali, ho risposto io dando la disponibilità di essere presidente e altri giovani, quindi abbiamo un consiglio che è formato da 13 componenti, metà appunto sono persone giovani che hanno dai 20 ai 40 anni e poi anche la componente storica del consiglio è rimasta e come piace dire a me è un consiglio di innovazione ma anche di storicità, tutte e due servono, deve esserci sempre un ponte perché soprattutto nei primi tempi c'è stato il bisogno di chi aveva esperienza per aiutare noi giovani a capire che cos'è il mutuo soccorso. Quindi attualmente noi, come bisogna capire che cos'è la mutualità al giorno d'oggi, Piasco, essendo appunto piccola, anche dal punto di vista di risorse economiche, non sono enormi, ma vanta delle convenzioni con la farmacia e l'erboristeria che permettono ai soci di ottenere delle scontistiche per appunto quelli che sono i servizi legati alla fornitura di esami oppure dei medicinali legate alla cura della persona. Poi legato ai giovani consegniamo ai diciottenni la Costituzione, quindi dal punto di vista culturale, riusciamo a dare delle borse di studio ai ragazzi che finiscono la terza media con il massimo dei voti. Poi a livello di aggregazione comunque c'è il pranzo sociale che ogni anno è ricercato, delle gite ovviamente, però proprio il consiglio che ho iniziato io nel 2020 voleva dare qualcosa in più e vedere che cos'è la mutualità
funzionalità al giorno d'oggi, e quindi subito è stato fatto un servizio di cambio medico. Chi aveva un medico del paese che è andato in pensione, quindi bisognava dare un servizio a chi magari era più anziano, non aveva piacere di spostarsi, e per appunto fare tutte queste pratiche. Poi siamo riusciti a organizzare proprio soltanto nell'autunno scorso lo screening cardiologico di base, che hanno aderito una quarantina di persone. Attualmente abbiamo fatto anche ancora un lavoro con la scuola media del paese, sempre sul lato culturale, perché il nostro è ancora anche un grosso bagaglio quello che abbiamo a livello di archivio, che è importante sempre valorizzare. Cerchiamo sempre di vedere che cosa fare per il mutualismo al giorno d'oggi, e questa è la chiave, la domanda che ci poniamo sempre. Allora, il contesto in cui Piasco è un paese di 2.800 abitanti, la società operaia nasce nel 1869, quindi una realtà diversa da quella che è attuale, una realtà che era sia agricola, ma che come si diceva appunto c'erano appunto le cave, quindi c'erano delle piccole aggregazioni, delle piccole famiglie che possedevano queste cave, lì lavoravano delle persone. All'epoca non c'era nessuna assistenza né dal punto di vista della mutua nel caso in cui ci si faceva male o veniva a mancare il papà o appunto la persona che portava sostegno economico alla famiglia, e quindi lì ci si aggregava. Quindi Piasco nasce come aggregazione dal punto di vista subito di questi scalpellini, e lì poi c'è la scissione con Costigliole, dove nasce proprio Piasco, ed è quel periodo storico lì. Poi Piasco man mano si è andato avanti, c'è stata un'evoluzione per cui è arrivato, come si diceva, l'importanza della Wild, che quindi è una industria tessile che arriva a Piasco in modo importante, un ingegnere che trova lì uno stabilimento che può essere riutilizzato e quindi investe delle risorse, soprattutto dà a Piasco un grosso aiuto, perché tantissime persone, se non tutte, lavorano, hanno componenti della famiglia che lavorano all'interno. È una grossa azienda di tessitura che fa scampoli, che poi fornisce a chi fa appunto vestiti e quant'altro, e quindi lì è molto importante la sinergia che si viene anche a creare con questa figura, con questa famiglia, e lì continua comunque l'aiuto che la società operaia dà in quel momento. Poi oltre all'aspetto legato al sostegno mutualistico, quindi nel caso in cui si faceva male, quindi si doveva essere assenti dal lavoro oppure mancava una persona sul luogo di lavoro, c'era il magazzino, quindi lì era importante perché il pane, il vino, tante magari derrate alimentari più elementari, era possibilità dei soci andarle a comprare lì, e quindi c'era tutto questo aspetto che era importante. Ora purtroppo non c'è più niente, però era anche un elemento importante dell'epoca. Allora, io penso che legato al tema della mutualità, della condivisione, ci siano vari aspetti. Personalmente sono molto legata anche al mondo del volontariato, e quindi è importante che ci sia sempre un aiuto reciproco. Lì parliamo all'interno di aspetti di soci, ma come società, come diciamo associazione, è importante andare tante volte a sopperire delle mancanze, perché comunque la domanda che ci si fa è: la mutualità al giorno d'oggi cosa si deve fare? Ma se ci si ragiona un attimino, subito sembra di avere il vuoto più totale, però dal punto di vista anche di quello che è il contesto Stato, quindi la sanità, oppure anche un welfare nei confronti dei giovani, a volte ci sono molte mancanze che, se si riesce a andare a sopperire e andare ad aiutare in qualche modo, a dare dei servizi che altrimenti non ci sono, sarebbe molto molto importante, e si deve cercare proprio in questo contesto di andare ad aiutare, dare magari dei servizi anche gratuiti, che al giorno d'oggi a volte è proprio una rarità e un'eccezione.